ci puniamo in preghiera davanti a Carlo Acutis, accanto alla lampada degli oratori dell'Arcidiocesi di Milano, accesa dai ragazzi ambrosiani per stabilire un legame forte di amicizia fra loro e questo giovane beato. La nostra preghiera raccolga anche quella di tanti ragazzi, ragazze e giovani che cercano la loro strada e intendono affidare a Dio la vita come vocazione. Beato Carlo, siamo venuti a incontrarti nella terra che hai tanto amato, nel luogo in cui la tua luce splende, sempre più luminosa. La tua breve vita è stata meravigliosa, non si è spenta nonostante la morte, non si è affievolita nonostante il dolore. Sei nel cuore di tanti che ti vogliono bene, come si vuole bene a un figlio, a un nipote, a un amico. È per questo che veniamo da te portando con noi tutti i nostri cari. La tua strada ora è in cielo. Per questo ti affidiamo soprattutto le ragazze, i ragazzi e i giovani di Milano, di Assisi, del mondo intero. I nostri ragazzi sono venuti qui a donarti questa lampada perché il loro legame con te e la tua preghiera per loro rimangano accesi. Cresca in loro l'amore per il Signore Gesù perché sia nutrimento pieno di vita. Davanti a te noi ci impegniamo a dare testimonianza, a dimostrare amore, a comunicare che la vita è vocazione. Rimani con tutti noi, caro Carlo, ragazzo milanese che sei cresciuto con noi. La tua originalità indichi il cammino perché ciascuno con coraggio sappia dire non io ma Dio. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e